Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nel mio secondo canale. Oggi vi faccio vedere la ricetta dei miei involtini di pollo, che io faccio tantissimo e è un modo diverso di mangiare il pollo, comunque altrettanto light, leggero e sano. Però invece di mangiare sempre il petto di pollo arrosto, faccio questi involtini che comunque sono leggeri, sono light. A me piacciono tantissimo, a chiunque li faccio mangiare piacciono sempre, quindi spero che piacciono anche a voi. C'ho il mio grembiulino, sono tanto tanto carina per cucinare. Lasciatemi un like se vi piacciono le mie ricettine e iniziamo subito. Ragazze, per fare i nostri involtini di pollo ci occorre ovviamente del petto di pollo. No, ma dai, ma davvero? Ecco, le nostre fettine di petto di pollo è abbastanza sottile. Se non è abbastanza sottile, schiacciatelo con un batticanne. E a cui andiamo ad aggiungere, io faccio così con la fesa di tacchino, che è molto, è più light ovviamente del prosciutto, ma anche tipo con un prosciutto crudo, buono, sgrassato, anche viene bene. Metto una fettina e qualche pezzettino, senza esagerare, di mozzarella light. Questa è mozzarella light che io compro al supermercato, quindi ha un basso contenuto di grassi. Comunque ne metto pochissima e vado ad avvolgere così. Vado a fermare ogni involtino con due stuzzicadenti, cioè ne metto uno ad un'estremità, ops, spezzato, vabbè, prima figuraccia, uno ad un'estremità, che così, ed un altro all'altra estremità, ok, prendo un'altra fettina di pollo, ci aggiungo la fesa di tacchino e un po' di mozzarella light e vado ad avvolgere. Semplicissimo ragazze, vengono super buoni. Adesso vi faccio vedere come. Lo stuzzicadente non è che deve chiudere proprio completamente tutto, non fa nulla, serve soltanto per fermare un po' il ripieno, ma non deve essere proprio messo alla perfezione, non vi preoccupate. Se ci riesco io, ci riescono tutti. Ecco qua qualche pezzettino. E così continuo fino a finire tutto il pollo. Ragazze, vado a passare i nostri involtini nella farina integrale, che ovviamente è più sana rispetto alla farina bianca, più leggera come sapete. Lì prima li passo e poi così con la mano li tolgo l'eccesso di farina, insomma, in questo modo velocemente. Ho messo gli involtini in padella con i funghi, adesso faccio cuocere un po'. Ragazzi, ho aggiunto un po' di erba cipollina e adesso ci metto un po' di bevanda, questa qua di riso, latte di riso, ma anche il latte di soia va bene. Dopo la pasta, gli involtini di pollo sono buonissimi. Col tacchino. Come col sono? Tacchino. Con la fesa di tacchino. E sono buonissimi. 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 È un animale, sono buono. Funghi apprezzatissimi.